hoje é nosso sexto encontro, e hoje o tema do nosso encontro finalmente entraremo nella cosa dell'archetipo, no? Perché finora abbiamo parlato più dei simboli, però non abbiamo proprio entrato in questo mondo, no? Un mondo archetipico. E in questo testo, così, in questa parte del testo, Jung va entrare più decisivamente, più chiaramente, no? Dentro dell'assunto archetipo. E così l'inizio di questo capitolo, no? Di questa parte di questo capitolo, lui va a parlare un poco della dimensione compensativa dei sogni. Cosa sarà questo? No? E così possiamo pensare, no? Che lui sta parlando di una dimensione così, ah, eu não ho vissuto una cosa che io desidero tanto, e così io finisce che io sogno con questo, no? Non voglio dire che non esiste questa dimensione, questo è una possibilità, no? Io ho un desiderio che sta occulto di me stessa, no? E così finisce che sogno con una cosa che ogni tanto può anche muovermi tanto, no? Può avere un carattere sessuale, può avere un carattere affettivo, può essere un'emozione che non è tollerabile, come la rabbia, e così questo finisce che apparisce nel sogno. Però non è soltanto di questo che io vorrei parlare, no? Perché non è soltanto questa manifestazione che è compensativa. E così è come che durante la nostra giornata, no? Noi percepiamo tante cose che non vengono alla coscienza. È come se c'è un mondo che conosciamo, però non abbiamo coscienza di che conosciamo questo mondo. E così c'è come una elaborazione di quello che viviamo che è fatta in un livello che non viene alla coscienza. Possiamo dire che semplicemente perché non c'è spazio per tutto, no? La coscienza, questa coscienza più egoica che c'è da avere con la quotidianità, con avere con il mio rapporto con quello che vivo tutti i giorni, con le cose che devo fare tutti i giorni, non c'è spazio per io elaborare cose più profonde che sono molto sottili. Per esempio, io posso entrare nella casa dei miei genitori e fare le cose che io devo fare lì, che non so, mamma o papà sta aspettando per la spesa, io porto la spesa, che è una cosa che faccio tutta la settimana, porto la spesa e parlo un po' con loro e dopo vado, no? Però può darsi che in quella situazione che ho creato adesso, questa storia, no? Può darsi che in questa situazione c'è un clima emozionale, un qualcosa che io percepisco, però non coscientemente. Però è importante. E questo viene attraverso un sogno, però non viene la situazione esatta, viene la situazione attraverso i simboli. E questo simbolo può portare dentro di una storia onirica che può semplicemente parlare di una situazione molto diversa di quella che è concreta, però che simbolicamente sta trattando della emozione che io ho sentito, del conflitto, del desiderio, della informazione che non è venuto nella coscienza. E per fortuna alcune volte noi questo sogno è come una emanazione che viene a coscienza e in qualche volta possiamo ripetere, né?
che tenere alcune informazioni che l'inconsciente ti invia rispetto di quella situazione. Cosa succede quando arriva la coscienza? Tante volte non sappiamo spiegare, tante volte diciamo questo sono pazzie della mia testa, che sogno queste cose assurde. Però se abbiamo una cura con quello che sogniamo, no? Chissà, può essere una cosa importante, che un messaggio importante. Però questo ancora sta in un livello personale, in un mio vissuto personale. E così c'è un carattere di un inconscio che c'è da avere con la mia vita, con tutto che ho vissuto a partire dal momento della concezione. No? E così è la mia esistenza, la mia vita. E in questo testo che andiamo a vedere oggi, andremo a vedere i sogni che vanno portare un'esperienza che già non è la mia esperienza di vita, però è un'esperienza ancestrale, è un'esperienza che viene, che trascende la dimensione dell'esperienza personale. E così che c'è da avere con il vissuto non soltanto dei miei ancestrali più vicini, no? Come i miei nonni, i miei genitori, però c'è da avere con la storia dell'umanità. E così esiste una dimensione vivenziale che ci arriva ereditariamente, no? E questa dimensione c'è da avere con, non soltanto con l'esperienza più vicina, però l'esperienza di tutta la storia della vita, può trascendere incluso la storia umana, no? Possiamo connettare con cose molto, molto antiche e che sono esperienze pulsanti della vita, e che sta presente in noi. E così tante volte i sogni portano immagini che non appartengono alla nostra esperienza personale, però sì a questa esperienza ancestrale. E così sono esperienze di un passato molto remoto, dell'umanità, del cammino evolutivo dell'umanità, del cammino evolutivo della vita. Ebbene, noi possiamo pensare nei modelli biologici, e così possiamo vedere a partire di Darwin, no? Abbiamo cominciato a vedere, Darwin è la teoria evolutiva, no? Base per tutta la teoria evolutiva che si vede in biologia. C'è alcune teorie che non accettano la teoria dell'evoluzione, no? Però scientificamente è quella che più accettata, più comprovata incluso. No? Perché è comprovata? Perché possiamo vedere come un albero evolutivo, no? E per esempio un organo interno nostro, no? Possiamo vedere questo stesso organo in altre specie, e se andiamo a specie più primitive, come questo va evoluindo di specie a specie fino ad arrivare in un essere umano di una determinata forma. E il più classico può darsi che possiamo vedere il cervello, no? Che è una struttura super complessa nell'essere umano, è una struttura complessa, è un organo complesso, no? Però evolutivamente vediamo che nella nostra specie si manifesta di una forma, però se vediamo dentro di una linea più archeologica, possiamo vedere l'evoluzione
dei nostri ancestri umanoidi, no? Che c'è un'evoluzione della cassa craniana, però anche possiamo vedere nelle specie che esistono oggi, no? Un'evoluzione del sistema nervoso e che si manifesta di una determinata forma in noi. Però quello che Jung dice è che la stessa cosa che succede, ha successo con i nostri organi, con il nostro corpo, ha successo anche con la mente. E così, quando guardiamo un cuore umano, si può vedere anche quello cuore molto primitivo dei primi esseri che avevano circolazione, no? E così è come che esiste una memoria che è cellulare, che è genetica, che viene generazione dopo generazione e che c'è questa memoria evolutiva della vita. E lui dice che la mente segue lo stesso cammino evolutivo. E così che abbiamo memorie che sono dell'evoluzione della vita. Non sono, questo livello di memoria non sono esplicabili, non sono razionalizzabili. Sono memorie che vengono, si comunicano con noi attraverso le nostre reazioni impulsive, attraverso le immagini e attraverso i simboli. E i simboli hanno come che questi simboli che sono molto antichi, hanno una base nella pulsazione della vita. Per questo anche sono basati sugli istinti. Okay? Quando andiamo molto, molto, molto dietro nel cammino dell'evoluzione, incontreremo come base di questa evoluzione la vita istintiva. E questo va a manifestarsi anche nella mente umana attraverso le immagini. E questa manifestazione di immagini è una manifestazione che non appartiene esattamente a un individuo, però appartiene a una totalità, appartiene alla nostra specie, appartiene a... è comune, un tesoro collettivo. È come se una grande, faccio come una metafora, come una grande, immensa, infinita biblioteca dove tutto che l'umanità ha vissuto e tutto che è avvenuto prima l'umanità sta registrato lì. Tutto quello che veramente importa. Perché quando guardiamo il nostro mondo istintivo, il mondo istintivo è il registro di comportamenti che veramente importano. Quello che non importa non permanescono. E così, come questi simboli sono basati nella realtà istintiva, è come che questa base si fa sopra quello che è essenziale per la vita. E per noi questo, no, va a apparire, no? Per noi esseri umani va a apparire attraverso le immagini, e le immagini vanno tradursi in storie. La specie umana è affascinata per le storie. Credo che non c'è umanità senza fuoco, però anche non c'è umanità senza storie. Noi siamo storytelling, noi siamo persone che dipendono da storie, la forma come noi passiamo, la conoscenza, i simboli. E così noi creiamo miti, noi creiamo storie
che sono significativi e che servono per spiegare le cose. È interessante ognuno di noi percepire quali sono i miti che più ci toccano, perché i miti non toccano le persone ugualmente, no? Abbiamo come una fratellanza con alcuni simboli. È come che quello simbolo che si traduce in una storia che viene attraverso un mito ci tocca, ci emoziona, c'è significato per te. E altro non, non sembra che non fa, non muove. E così è molto importante ognuno di noi scoprire quali che sono i simboli, quali che sono le manifestazioni che sono importanti, che ci toccano specialmente. E molto probabilmente questo c'è una risonanza con i nostri sogni anche. Così, per percepire la mitologia, no? Il mito, in un senso ampio, perché questa storia che ci tocca, ha toccato altre persone, esiste perché ha toccato altre persone durante migliaia di anni, no? È interessante vedere anche che il mito c'è una simiglianza e così esistono miti che sono, non sono esattamente i nomi di personaggi, non sono esattamente gli stessi, la cultura non è esattamente la stessa, però la storia si ripete. C'è una storia che si ripete in tante mitologie. È una storia, c'è sfumature diverse, il personaggio è diverso, però c'è un tema centrale che si ripete. E questo è quando guardiamo un mito e vediamo che questo mito è specialmente significativo. E poter vedere qual è la storia centrale di questo, no? Possiamo pensare, per esempio, le idee che sono le idee dell'amore, e così che la classica dea dell'amore è Afrodite, no? Però esiste la sua versione Venus, però esiste anche la sua versione in tutte le culture. Esiste alcune dee che sono dee che hanno la caratteristica di Afrodite. Non si chiamano Afrodite, hanno un altro nome, un altro paesaggio, però vanno coincidere nella storia, in alcune sfumature e principalmente nella caratteristica del personaggio. Per esempio, altro tema che è molto ricorrente, no? Che è la morte e la rinascita, no? Che possiamo vedere nella mitologia del cristianesimo, no? La storia di Gesù. Però la storia di Gesù e questo dado di morire e risuscitare esiste in tanti altri miti. È come che si incontra nuovamente nella storia di Gesù, però si incontra anteriormente in altre storie. E così quello che è significativo, significativo nel caso di Afrodite, è l'espressione femminile della bellezza e della sensualità come un vissuto molto importante per l'umanità. E quando mi piace questo mito, questo personaggio, mi tocca specialmente, molte volte è una caratteristica che io necessito,
o que eu expresso, me sinto livre para expressar. Algumas volte, pelo mito me faz, me desacomoda um pouco, me retira del centro, não? E così anche c'è un significato questo, no? Per esempio, se mi tocca specialmente, adesso siamo nella Pasqua, no? Mi tocca specialmente questa storia di Gesù che va a morire e risuscitare, no? E così questo mi tocca, mi emoziona, mi fa pensare, e così, chissà, sì, se tu sei una persona cattolica, no? Sia culturalmente molto importante, è stato educato per sentire importante questa storia. Però in un certo livello, per alcune persone, questo va a toccare in un profondo che c'è un significato esistenziale, no? Come una filiazione a questo mito che trascende il mito in sé, che va a toccare in qualcosa che può ripetere in altre storie, però il centro è la capacità di morire e rinascere. E questo è il centro significativo. E così, la prima persona che si è reso conto di che esisteva alcuna cosa che veniva nell'inconscio, che non era personale, è stato Freud. E lui diceva che erano come, li chiamava, no? Residui arcaici. Però lui vedeva questo come una cosa che non era molto importante, una cosa che, bene, quando c'era un'immagine di un sogno che faceva riferimento a questo, lui diceva che okay, non dare attenzione in questo perché questo ti fa andare fuori della proposta della terapia, no? E quando arriva Jung, lui dice: no, questo è il centro del messaggio, per questo è un messaggio che viene e trascende la questione personale, rimette quella persona a un centro di divinità interna, perché è un messaggio che non viene del suo vissuto personale, però un messaggio che viene dalla storia della vita, è una cosa molto potente. E così questo è stato un contrasto abbastanza importante fra Jung e Freud. Quella attenzione speciale per Jung, che doveva stare molto attento, era proprio quello che lui ha chiamato gli archetipi, no? Quella messaggio che veniva attraverso di una immagine, che conteneva questo messaggio primordiale, questo messaggio che era proprio un messaggio di divinità interna che connettava con la strada della vita del mondo, la strada della vita dell'umanità, l'ancestralità profonda. E così, però questi archetipi vengono tradotti nella nostra mente attraverso immagini. Certamente le immagini dei sogni, può essere anche di questi sogni desperti che abbiamo, tante volte siamo così in stato un poco alterato e ci viene immagini, no? Sensazioni e anche in biodanza attraverso la motricità, La danza ti rimetti, e questo io credo che è una scoperta meravigliosa di Rolando, no? Che è proprio rimettere non in livello di immagini, no? Come un'immagine visibile, un disegno,
però sì, in livello di motricità, la danza ti rimette a una informazione arcaica, archetipica, antica, che trascende il vissuto personale. Bene. Però una cosa che dobbiamo stare tanto, tanto, tanto attenti è che una cosa è l'archetipo e un'altra cosa è l'immagine archetipica, no? Perché l'archetipo è come il vissuto, è un'energia primordiale che va a manifestarsi attraverso un'immagine. Però necessita dell'immagine per manifestarsi, ok? E così ho parlato prima che, per esempio, abbiamo il vissuto di sensualità e bellezza nel femminile. E così abbiamo le dee, tante dee in varie culture che vanno a manifestare questo. E possiamo dire, bene, oggi andiamo a danzare. In biodanza, danzare Afrodita. Però, e questo è molto importante, perché quando io dico andiamo a danzare Afrodita, io non sto danzando esattamente Afrodita, io sto danzando l'archetipo che è dietro Afrodita. E questo è molto importante, perché se io danzare Afrodita, io entrerò in una cosa molto superficiale, quasi stereotipata del femminile. Se io riesco attraverso la motricità, il movimento della femminilità collegata alla bellezza, alla sensualità, lì io trascendo il mito e vado in contatto diretto con un'energia potentissima che è l'archetipo. L'archetipo, l'immagine archetipica è una chiave per portarti all'archetipo. L'archetipo è l'energia pura, è molto trasformadora, è molto potente. Però se non giriamo la chiave, non si entra, ok? E così si permanesse nella immagine, che è bello, è bello. Però non è profondo come l'archetipo. E così è come che l'archetipo c'è un tipo di movimento, un tipo di immagini, però io non posso confondere il schema che c'è questa rappresentazione con una certa rappresentazione, ok? E così, certamente, quando vediamo una dea, vediamo una vasta possibilità di manifestazione che c'è tante coincidenze. Però se io divento in una unica rappresentazione, io perco la possibilità di entrare profondamente nell'archetipo. Io chiedo per Stefania non muovere lo schermo perché sta come disegnando nello schermo questo traccio rosso. C'è il nome di Stefania lì come una persona che sta facendo così. Sto un po' di attenzione perché sta come disegnando lo schermo. Bene. E così, quello che stavo parlando, no? C'è l'estereotipo, la immagine archetipica e l'archetipo. Quando rimaniamo soltanto nella immagine, e proviamo di fare una danza che è una danza di un personaggio mitico, possiamo perdere l'opportunità di entrare in contatto con l'archetipo, che è il più potente. No?
Io porto come un esempio qua, no? Questa immagine che ricorda un po' la Pietà, no? Però non è una rappresentazione della Madonna. Questa è la rappresentazione di Isis, Osiris e Horus, ok? E è interessante, guarda la coincidenza della immagine, no? Perché può essere coincidente? Perché questi due miti, parlano di cose molto semelhanti. E così Horus e Gesù, c'è una parte di Osiris anche che c'è molto a vedere con il processo che ha vissuto Gesù. E così c'è una coincidenza, questa presenza femminile che è la Madonna, alla presenza femminile che è Isis. E così non è la stessa storia, ovviamente non è la stessa storia, però c'è una coincidenza, sono chiavi queste storie, questo personaggio, sono chiavi per lo stesso archetipo, c'è una coincidenza. Io posso entrare in questo archetipo via Isis, via Madonna, via Horus, via il bambino Gesù, via Osiris, via il Cristo nella croce. E così sono coincidenti. Però se io faccio una danza di Horus e provo di fare come una rappresentazione di Horus, non mi porta all'archetipo. La danza deve trascendere al mito e utilizzare il mito soltanto come una chiave per entrare in quella, per esempio, il Horus bambino, Gesù bambino, no? Nella, la chiave per l'innocenza, la chiave per il bambino divino, che esiste, questo Horus, questo Gesù esiste dentro di noi. Perché? Perché già abbiamo stato bambini, sì, per questo, però anche perché un bambino dentro della storia umana è molto significativo. Tutti noi, tutta l'umanità ha vissuto un essere bambino. Tutte le specie, specialmente i mammiferi, gli uccelli, hanno un'attrazione per i cuccioli. Perché? Perché c'è un bisogno istintivo di protezione. E quando siamo bambini abbiamo questo istinto basico di essere protetti, il bisogno di essere protetti. E così quando la danza è del bambino divino, la danza è di connessione con questo bambino divino, sia per una vivenza di culla, sia per una vivenza di giocare. Entriamo in contatto con una cosa che trascende il bambino Gesù, trascende il bambino Horus per entrare nel bambino universale, il bambino archetipico. E lì non è più un'immagine, è l'energia pura che si manifesta in noi. Quando questa energia pura si manifesta in noi, è come un svegliare una cosa che rimane, finisce la vivenza, io so, questo passa a essere una caratteristica mia, che ho risgatato numa trascendenza temporale, trascendendo la mia propria esistenza. E così l'archetipo sempre va stare costruito su una tendenza istintiva, ok? C'è sempre questa pulsazione di vita che va si manifestare. Per questo è tanto significativo, perché sta legato al bisogno di vita. E qua io vorrei
non so esattamente chi va a leggere che ho chiesto, no? I sogni della ragazza, perché qua è un momento del capitolo, no? Di questa parte del capitolo che Jung va a descrivere 12 piccoli sogni, che io racconto un po' la storia di come è stato questo, per non avere bisogno di leggere tutto, no? Soltanto i sogni, che è così, è un medico, un dottore, che ha ricevuto di Natale della sua figlia un libro di sogni, dove lei descriveva i sogni. E così si è spaventato con i sogni, perché erano sogni di una complessità che una bambina che lei dice, si dice, la traduzione brasileira, di Brasile e l'ultima traduzione di Italia, sembra che dice 10 anni, no? Però c'è una traduzione italiana che dice 8 anni. Bene, è una bambina, no? Tra 8 e 10 anni, che ha fatto questi sogni che sono veramente super complessi e che per Jung così trascende l'esperienza, il vissuto personale, e lei è in connessione con un messaggio che viene dell'inconscio collettivo. E così credo che Jamile che va a leggere, non so. Leggo Sì, io, va bene. va bene. Tu puoi leggere uno dopo l'altro fino a 12, ok? E così sono i 12 sogni. Numero 1. L'animale infernale, un mostro a forma di serpente provvisto di numerose corna, uccide e divora tutti gli altri animali, ma Dio interviene dai quattro angoli. Si tratta in realtà di quattro dei separati e resuscita tutti gli animali morti. Numero 2. Una ascesa al cielo, dove si stanno celebrando danze pagane, e una discesa all'inferno, dove si trovano angeli intenti a compiere buone azioni. Terzo, un'orda di animali atterrisce la sognatrice. Gli animali assumono dimensioni spaventose e uno di loro divora la bambina. 4. Vermi, serpenti, pesci ed esseri umani si introducono in un topolino che si trasforma in uomo. Ciò raffigura le quattro fasi dell'origine del genere umano. 5. Appare una goccia d'acqua, come vista attraverso il microscopio, e la bambina nota che la goccia è piena di rami di albero. Ciò raffigura l'origine del mondo. 6. Un ragazzo malvagio tiene in mano una zolla di terra e ne scaglia manciate su tutti i passanti, che in seguito a ciò diventano anch'essi cattivi. 7. Una donna ubriaca cade nell'acqua e ne esce rinnovata e sobria. 8. La scena si svolge in America. Un gran numero di persone si rotola sopra una distesa di formiche e viene attaccata dagli stessi insetti. La sognatrice, in preda al panico, cade in un fiume. 9. Sulla luna c'è un deserto, la bambina vi sprofonda fino a raggiungere l'inferno. 10. La bambina ha la visione di una sfera luminosa. Quando la tocca, la sfera emana vapore. A quel punto sopraggiunge un uomo e uccide la sognatrice. 11. La bambina sogna di essere gravemente ammalata. Dalla sua pelle spuntano improvvisamente numerosi uccelli che la ricoprono completamente. 12. Sciami di zanzare oscurano il sole, la luna e tutte le altre stelle, tranne una che cade sulla sognatrice.
Grazie Jamile, grazie, mille grazie. Bene, e così sono sogni fortissimi e complessi, no? Non sono sogni di una bambina che c'è un simbolismo che trascende un vissuto di un bambino in questo sogno, no? E Jung è stato così, tanto il papà come Jung, che il papà era un medico, no? Sono stati così stupiti di questi sogni, no? E erano preoccupati. E per Jung era come che un'indicazione molto forte, no? Di che l'inconscio in livello collettivo stava si comunicando con la bambina, no? E è interessante che lui dice che quando esiste un qualcosa, no, che non arriva alla coscienza, però è sentito, no? E questo non soltanto in termini personali, però in termini di atmosfera storica, di spirito dell'epoca, no? Queste cose che sono un poco inaspettate, possono aprire un nuovo portale di percezione. Possiamo fare riferimento incluso a quello che abbiamo vissuto a poco, no? Con la pandemia, possiamo guardare i sogni che abbiamo avuto. A partire dal momento dove abbiamo vissuto cose che credo che nessuno stava preparato per vivere questo, no? E così sono situazioni che possono aprire alcune informazioni che prima non avevano. Però nel caso di questa bambina, né, una cosa molto, molto forte, né, è che i sogni, se guardiamo i sogni, i 12 sogni, né, c'è poco a poco come un messaggio di morte. Lei c'era la morte molto presente, ogni volta più forte, no? E è interessante che lei è morta come 6 mesi dopo, ha avuto una infezione, che non era una cosa così, lei non era malata, non stava malata e sapeva che poteva morire, no, era apparentemente saudabile, no? E come 6 mesi dopo ha avuto una infezione repentina e si è morto. E così Jung porta, no, la questione anche della atemporalità dei sogni, no? Che il mondo dell'inconscio è atemporale e incluso può essere premonitorio. Chissà, qualcuno di voi c'è alguna esperienza in questo senso di sogni premonitori? Io già ho avuto alcuni, non molto, però già ho avuto alcuni. E così possiamo avere l'esperienza, né, dell'archetipo, quando usciamo dalla immagine archetipica e entrando, quello che ti rimette, quello che ti apre per entrare nell'essenza dell'archetipo, nell'archetipo in sé, no? Può essere attraverso i miti, storie, rituali, sogni e danze. Però quando entriamo in questo contatto con questa energia che è super potente, super trasformadora, è inesplicabile. Sono quelle vissute che abbiamo o quei sogni che abbiamo che sono assolutamente marcanti. E possiamo dire che quando entriamo in contatto con questa energia potentissima dell'archetipo,
E così siamo nella vivenza del luminoso. Gli archetipi in sua essenza hanno luminosità, perché sono inabarcabili. E così, quando siamo in contatto profondo con un archetipo, abbiamo l'opportunità di fare una profonda connessione, riconnessione con noi stessi in un livello molto più profondo che la superficialità dell'ego, e incluso questo ti porta a una connessione con la base istintiva, come la base di energia vitale, di manifestazione della vita. Per questo, quando entriamo in una danza che ti porta a apri la porta per vivenziare l'archetipo, ci riconnettiamo con l'istinto anche, ok? Perché l'archetipo e l'istinto sono in realtà la stessa cosa in una forma diversa di manifestazione.